La Commissione europea ha esteso l'indicazione del vaccino pneumococcico coniugato 15 valente di MSD a neonati bambini e adolescenti, individui cioè di età compresa tra 6 settimane e meno di 18 anni, proteggendoli da Streptococcus pneumoniae. Questo vaccino include l'immunizzazione attiva e la prevenzione da malattie invasive, infezione polmonare e otite media acuta causate dal batterio e rappresenta un'importante innovazione nei vaccini coniugati per una popolazione vulnerabile, compresi i bambini di età inferiore a un anno che in genere sperimentano i più alti tassi di malattia. La possibilità di prevenire le infezioni pneumococciche con un vaccino che amplia lo spettro d'azione a 15 sierotipi è indubbiamente molto importante, perché sappiamo come con i vaccini coniugati la possibilità di prevenzione e l'aumento dell'efficacia è un dato sicuro, ma inevitabilmente a fronte della riduzione di determinati sierotipi ne compaiono di nuovi che, con una riduzione, ripeto, complessiva del numero dei casi, prendono il sopravvento. Allora, allargare lo spettro d'azione a 15 sierotipi, come avviene attualmente col vaccino pneumococcico coniugato 15 valente, offre l'opportunità di prevenire al meglio patologie molto frequenti come l'otite media acuta, la rinosinusite e le polmoniti, patologie meno frequenti come le sepsi e le batteriemie, che però possono causare decesso nel 10% dei casi e sequele permanenti in un 20-30%. Quindi questo è un grandissimo vantaggio a cui si aggiunge anche il fatto che questo vaccino può essere comunque somministrato in chi ha ricevuto uno o più dosi di vaccino 13 valente in precedenza. Sappiamo che oggi a livello delle diverse regioni, nella quasi totalità di queste, il vaccino 13 valente coniugato è quello utilizzato nel primo anno di vita. La possibilità di utilizzare un vaccino 15 valente comunque offre un vantaggio anche in chi ha già ricevuto le dosi di 13 valente. L'altro punto importante è quello dei malati cronici, perché una delle limitazioni che c'è sempre stata è un po' l'idea che per i cronici ci fosse la necessità di somministrare il 13 valente e a distanza di un anno il vaccino polisaccaridico 23 valente, non sapendo poi come procedere. Invece col vaccino 15 valente è possibile prevedere la vaccinazione dei cronici ogni 5 anni. Le malattie croniche possono insorgere alla nascita, ma anche in una fase successiva della vita, e quindi sapere che sia a disposizione uno strumento di prevenzione in un certo senso unico, senza la necessità di dare vaccini diversi, che dà memoria immunologica, è estremamente importante proprio per mantenere una protezione in modo allargato con dei richiami regolari che si associano a un'ottima tollerabilità. La decisione della Commissione europea fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA, che ha esaminato i dati di 8 studi clinici randomizzati in doppio cieco. Sono stati condotti 3 studi pivotal, cioè 3 studi che hanno permesso di dimostrare l'immunogenicità, la sicurezza e la tollerabilità del vaccino secondo l'utilizzo nella popolazione di soggetti sani, 3 studi in popolazioni speciali, tra cui abbiamo le popolazioni di bambini con malattia da HIV, i bambini con anemia falciforme e i soggetti sottoposti a trapianti cellule staminali ematopoietiche. In ultimo abbiamo tutta una serie di studi condotti in specifici paesi, per esempio in Corea, in Giappone, negli Stati Uniti, e gli stessi studi di interscambiabilità e di catch-up. Il programma di sviluppo inoltre ha incluso in 4 studi i dati sui soggetti nati prematuri, cioè quei bambini che sono nati prima della 37esima settimana e che generalmente possono costituire una condizione particolarmente di attenzione per la sanità pubblica. Quindi il programma di sviluppo, come dicevo, è un programma di sviluppo sicuramente concreto e completo, che ha incluso diversi livelli: il livello della popolazione, diciamo, sana, il livello delle popolazioni a rischio, sicuramente un elemento importante, e poi quegli studi che permetterà una maggiore applicazione del vaccino nel contesto della vaccinazione di ogni giorno. L'uso del vaccino pneumococcico coniugato 15 valente è stato valutato anche in una varietà di circostanze cliniche, come l'uso intercambiabile dopo l'inizio di un programma di vaccinazione infantile con il vaccino pneumococcico coniugato 13 valente attualmente autorizzato, o in caso di recupero definito catch-up.
L'indicazione di questo vaccino 15 valente antipneumococcica è molto importante perché va a chiudere il cerchio. Avevamo già l'indicazione a partire dai 18 anni, oggi il fatto di poter partire dai neonatini vuol dire proprio chiudere il cerchio, nel senso che questa vaccinazione è tra quelle fortemente raccomandate nel primo anno di vita con un ciclo a 3 dosi, terzo, quinto e undicesimo mese di vita, quindi il fatto di poter implementare la copertura. Siamo partiti nel 2003 con un vaccino 7 valente, oggi a distanza diciamo di una ventina d'anni siamo arrivati ad aver raddoppiato i sierotipi, il che vuol dire aver raddoppiato le opportunità di proteggere i nostri bambini e indirettamente anche i loro genitori e le persone anziane dalle patologie batteriche invasive provocate dal pneumococco, non solo dalle patologie batteriche invasive ma anche dalla polmonite e dall'otite media acuta, che sono malattie molto gravi, a volte complicate proprio e nel bambino e nel soggetto adulto. L'indicazione a questo vaccino ha un'altra importante implicazione, la possibilità di poter eseguire uno shift da un vaccino all'altro in qualsiasi momento del calendario vaccinale. Oggi è un giorno importante perché presentiamo la nuova indicazione del vaccino antipneumococcico 15 valente, che ci dà l'opportunità di allargare lo spettro di azione, di efficacia di questo vaccino, che è un vaccino fortemente raccomandato a tutti i nuovi nati. Un vaccino che noi solitamente facciamo in contemporanea all'esavalente, nella coscia controlaterale, che ha una copertura molto alta, ma l'obiettivo è quello di mantenere e andare oltre il 95%, per cui è importante ora avere un vaccino che ci dà l'opportunità di vaccinare contro altri sierotipi dello pneumococco, e così come ci indicava il vecchio, ma tuttora in vigore, piano nazionale di prevenzione vaccinale, vaccinare contro le malattie da pneumococco col vaccino col più ampio spettro possibile. La scienza, la tecnologia ci sta per fortuna mettendo a disposizione vaccini sempre più sicuri, naturalmente, che è la prima cosa più importante, ma vaccini anche sempre più efficaci. Ed è quello che noi ci permettiamo di fare con l'introduzione di questo nuovo vaccino, al quale bisognerà senz'altro affiancare delle strategie di comunicazione molto importanti, perché se è vero che la tecnologia, come dicevo prima, ci dà queste armi sempre più efficaci, è evidente che la strategia deve essere anche molto molto importante per raggiungere la totalità della popolazione, anche chi fa più fatica ad arrivare all'informazione. Quando si parla di prevenzione, l'attività preventiva principale in cui investire per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è quella in campo vaccinale. Dal punto di vista di ricerca sui farmaci innovativi in generale, ogni euro investito in ricerca in realtà porta a casa 3 euro come ritorno sull'investimento proprio alle casse dello Stato. Se poi parliamo di vaccinazione, ogni euro che viene investito in vaccini ne porta a casa fino a 44, considerando anche i costi indiretti, quindi diventa una forma straordinaria di investimento. E perché parliamo di investimento e non di spesa? Perché se io oggi spendo un euro, avrò comunque un ritorno su questo investimento in tanti anni. Auspicabilmente noi andiamo a proteggere con le vaccinazioni rispetto a quelle malattie che sono prevenibili con le vaccinazioni lungo tutto l'arco della vita e possono essere effettuate in tutte le età della vita. Quindi è la migliore forma di investimento che uno Stato possa considerare, ed è per questo motivo che tutto ciò che è spesa per le vaccinazioni, invece di essere considerato come spesa corrente, dovrebbe essere giustamente e correttamente contabilizzato come spesa in conto capitale.